Salt and Sacrifice è tornato a farsi vedere in una beta durante lo scorso weekend, rigorosamente per il mercato americano, alla quale abbiamo avuto accesso grazie a Ska Studios, il team di sviluppo indipendente che sta lavorando al sequel di Salt and Sanctuary, già apprezzatissimo Souls-like in 2D. Prima di proseguire, come di consueto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Sono trascorsi 6 anni dall'arrivo del primo lavoro di Ska Studios, team che adesso ha deciso di riproporre quelle atmosfere, quelle dinamiche e anche quello stile artistico pienamente riconoscibili. Nei panni di un inquisitore costretto a morire dopo il suo primo scontro per poi risvegliarsi in un villaggio che funge da hub di gioco, inizierà un'avventura dal tono squisitamente Souls-like. Il mondo nel quale ci troviamo è totalmente frammentato e l'unico modo che abbiamo per poter viaggiare da un luogo all'altro è affidarsi a dei portali che si aprono soltanto all'inserimento di una determinata sequenza di rune. Come se dovessimo comporre una parola magica, quindi ci ritroveremo pronti ad accedere alle varie aree del vasto universo per dare la caccia a tutti i maghi che potremo. Nella beta, quindi, dopo aver viaggiato verso la prima destinazione ed averla scandagliata in tutti i suoi anfratti e le sue scorciatoie, ci siamo imbattuti in una porta che richiedeva di porgere 2 cuori di maghi. Di lì a poco lo scontro con il primo mago ha saputo metterci davvero in difficoltà per un gameplay fortemente punitivo, soprattutto per quanto riguarda la ricarica degli oggetti a ogni morte. Sconfiggere i maghi significa poter riportare alla normalità il mondo che è stato totalmente sconvolto dalla loro presenza, sicuramente deflagrando in un contesto narrativo che verrà approfondito solo in sede di recensione. Ovviamente, prima di calarci in questo contesto, abbiamo avuto la possibilità di personalizzare il nostro inquisitore in modo molto dettagliato. L'hub di gioco nel quale ci siamo ritrovati al nostro risveglio accennato poc'anzi ci ha permesso di entrare subito in contatto con il fabbro in grado di potenziare le nostre armi, di interagire con diversi animali e anche con l'altare designato all'aumento di livello e abilità, appositamente suddivisa in uno skill tree che sostituisce il mero aumento delle statistiche numeriche. Come accadeva nel suo predecessore in Salt and Sacrifice, ogni livello ci darà in dote un punto abilità, che potrà essere assegnato in questo skill tree che sembra quasi voler ricordarci la sferografia di Final Fantasy X. Insomma, in questo sequel non c'è niente di nuovo per quanto riguarda la progressione, avendo mutuato tutto dal precedente capitolo. Così come non è nuova nemmeno la difficoltà, perché l'ingente numero di morti che abbiamo collezionato durante la nostra beta ha superato di gran lunga quello raccolto in Elden Ring. La sconfitta è dietro l'angolo, ripetute volte, strizzando anche l'occhio al recupero dell'umanità come avveniva in Dark Souls, dove era possibile tornare umani riposando al falò. In questo caso sarà essenziale per recuperare punti salute e ristabilire una condizione vitale maggiore, usando un oggetto apposito che è una sorta di anima oscura. L'aspetto sul quale soffermarsi subito dopo aver sviscerato le componenti di gioco è lo stile artistico. Sebbene abbiamo esordito dicendo che si tratta di qualcosa di molto distinguibile, dobbiamo essere altrettanto onesti nel sottolineare che potrebbe non convincere tutti i giocatori. Il disegno è molto basilare sui fondali, mentre aumenta il dettaglio per quanto riguarda il nostro personaggio e i nemici, oltre ovviamente agli NPC incontrati per lo più nell'hub di gioco. L'intera atmosfera è fortemente cupa, con colori scuri e atmosfere che vogliono trasmetterci un senso di oppressione e di perenne angoscia. La prova è avvenuta su PlayStation 5, un hardware che ha sicuramente saputo esaltare la fluidità dell'azione e i caricamenti, essenziali in un'esperienza con un'ampia mappa caratterizzata da venature da Metroidvania bidimensionale. Dal punto di vista del multiplayer non siamo stati tanto fortunati da subire invasioni da altri giocatori, ma abbiamo fatto tesoro dei numerosissimi oggetti che ci sono stati donati nell'hub di gioco. Tutto sembra richiamare, nemmeno troppo velatamente, Dark Souls. Tra la possibilità di evocare un aiutante per superare un boss fino alla Guildless che vi permette di segnalare che siete disponibili al gioco online, passando dall'inevitabile invasione che potrete compiere nel mondo di qualcun altro. L'aspetto più affascinante è tuttavia riservato alla cooperativa, vista la possibilità di affrontare una partita in compagnia di un amico. Attenzione, non un utente casuale evocato tramite un marchio o un oggetto, ma di una persona che conoscete e con la quale poter deliberatamente giocare insieme. Su questo aspetto ci sarà molto da approfondire per comprendere in che modo Ska Studios andrà a bilanciare l'esperienza laddove uno dei due avventurieri potrebbe essere più forte dell'altro, causando un normale squilibrio in sede di boss sconfitti o da sconfiggere.
Il gioco dovrà per forza di cose adattarsi alle esigenze di uno dei due, ma vedremo come funzionerà la questione nei mesi a venire. Per quanto visto fino ad ora, Salt & Sacrifice riesce a riprendere le meccaniche del suo predecessore e ad arricchirle con buone intuizioni dal punto di vista del multiplayer, che dovranno però essere sviscerate in fase di recensione o con una prova molto più attiva dal lato dei server e del netcode. Allo stesso tempo, il tasso di difficoltà si è mantenuto alto, pur avendo recuperato fin troppo dal primo Dark Souls. Lo stile si è rivelato molto interessante, per quanto potrebbe non mettere d'accordo chiunque. Insomma, l'appuntamento è per i prossimi mesi, per scoprirne di più.